Una rubia di 9 anni grigliata in una fattoria nel nord della Spagna è la bistecca più buona che abbia mai mangiato in vita mia, divorata in Galizia, quando questo signore, che si chiama Pietro Uzzauto e di mestiere vende carne, mi ha portato a visitare i pascoli della Discalus, azienda le cui bistecche arrivano sulle griglie di mezza Europa. Quel giorno non ricordo le volte che ho detto, anzi urlato, mortacci quanto è buona! Ora voglio cercare una bistecca altrettanto super, ma la voglio intercettare a casa mia ed ecco il motivo di questo viaggio, trovare la bistecca più buona d'Italia. Oh, questo giro vi voglio tutti con me. Ah, so già che qualcuno me lo chiederà e quindi in descrizione vi lascio i contatti di Pietro. Se anche voi volete assaggiare la bistecca più buona della mia vita, è la persona adatta, visto che è lui che le porta in Italia. Ve lo dico per esperienza. Se avete un ristorante o una macelleria e la proponete ai vostri clienti, avrete la fiera fuori dal locale! Amici di Bracemi, ancora a Bussi sul Tirino, provincia di Pescara. Siamo venuti a trovare lo zio Barrett, questo ristorante alle mie spalle. Allora, ve lo ricordate come diceva Oscar Wilde? Non avrete una seconda chance per fare una buona prima impressione. Ed effettivamente arrivando qua si ha una ottima impressione. Allora, sarà che siamo arrivati in una giornata autunnale in cui il tempo è un po' irlandese, no? Sole che va, sole che viene, pioggia, nuvole, è molto bello, diciamo, come atmosfera. Poi siamo circondati dalla natura e dalle montagne abruzzesi. Mi piace. Il locale è bello e c'è un odore meraviglioso di brace, già questo è inebriante. Ho tantissime aspettative perché Marco, il proprietario, sostiene di poterci far assaggiare una bistecca che sicuramente, a detta sua, può competere per diventare la bistecca più buona d'Italia. A questo punto ho già chiacchierato troppo, ho fame, entriamo in questo locale che sono molto curioso. Marco. Piacere. Lui è lo zio Barrett. Piacere. Lui chi è? Vilmo. Vilmo, ben trovati ragazzi. Grazie. Amici di Bracemi ancora, benvenuti dallo zio Barrett. Allora Marco, tu mi hai scritto e mi hai detto io posso farti assaggiare la bistecca più buona d'Italia. Poi hai messo una parentesi, o almeno ci provo. Intanto fatti fare i complimenti per il locale, perché è molto bello da fuori e entrando confermi quello che vedi fuori. È molto carino, fantastico, è curatissimo. Bene. Complimenti. Grazie. Qui c'è il classico banco da griglieria. Abruzzese. Abruzzese. Rosticini, salsicce, agnello. Il pollo, agnello, fantastico, bello. Bene. Ah, qui c'è lo stagionatore. Qui frolli, qui le certo. Bistecche, quelle un pochino più impegnative. Diciamo così. Tu c'hai un dubbio? Sì. Okay. Il dubbio era se scegliere una bistecca del nostro pollo abruzzese, che ci dà tante soddisfazioni qui, oppure buttarci sulla vanzetta abruzzese. Lanciamo una storia su Instagram. L'accendiamo. Vediamo che dicono. Marco è assalito da un dubbio, se farci assaggiare quella che dicono in zona sia una delle migliori bistecche di pollo d'Italia, no, o una inedito molto interessante, la manzetta abruzzese. Siamo a un 79-21. Schiacciante. 79-21 per la manzetta abruzzese. Quindi dove ci dirigiamo? Non più nel banco carni abruzzese, ma qua. Nello stagionatore, sì. Ah, ecco, sì. Questa è la carne che abitualmente trovano i tuoi clienti. Certamente. Quindi arrivano e ci hanno questa selezione. Allora, qui abbiamo rubia gallega. Bella frullatura, grasso giallo, la conosciamo molto bene. La più classica manzetta prussiana, bella infiltrata. La suami. Qua la sashi, la Danimarca, il crown beef, giusto? Sì, sì. Questa è eletta miglior bistecca del mondo. Ci sono olandese. Ci sono olandese, belle frullature anche qui. Però attenzione, tu dove mi vai oggi che prendiamo? Qui. Questa qua. Una manzetta abruzzese. Una manzetta abruzzese. Quindi, cari carni marezzate, care carni frullate, oggi noi vi tradiamo per una manzetta abruzzese. Vai, vai, mettiamola qua, va, ok. Il bravo Vilmo ci ha messo quella che sarebbe questa bistecca di pollo di cui poi però apriamo un dibattito. Dibattito, eh? Ti voglio chiedere una cosa. Questa bistecca di pollo la possiamo assaggiare? Se volete sì. Però gareggia la manzetta abruzzese. Questi sono gli incroci. Sì.
che nascono e vivono e mangiano qui in Abruzzo. Certo. Ok. Le pendici del Gran Sasso. Ah, le pendici del Gran Sasso. Ragazzi, a me questo fatto che dei ristoratori abruzzesi decidono di mettere da parte tutta la selezione strepitosa che hanno per farci assaggiare carne abruzzese, o il cui nome, ragazzi, è molto, posso dirlo, il nome è molto figo, no? Manzetta abruzzese, perché poi parliamo di una bistecca non eccessivamente grande, è un'idea che mi piace da morire. Nella ricerca della bistecca più buona d'Italia, io lo dico sempre, non conta solo la qualità della carne, perché la qualità della carne è importante, è l'80% poi di quella che sarà la scelta finale, però pure la passione che c'è dietro, la voglia di raccontare qualcosa, di far emergere un territorio, le persone con le quali te le mangi, cioè dietro una bistecca ci sta tanta storia. L'hai frullata quanto? 30 giorni. Eccola qua, vedete ragazzi? Come al solito, momento didattico, guardate ragazzi, quando si frolla la carne esternamente ha un processo di ossidazione, diventa scura, ma il ristoratore bravo toglie la prima parte e la bistecca diventa così. Va bene? Benissimo. Ah, la frullatura si sente, promette bene. L'odore promette bene. Certo, non ha quella potenza aromatica di quelle carni stravecchie, diciamo strainfiltrate. Questa, per esempio, quanto di che parliamo? 12 mesi di età, fondamentalmente, quindi è proprio una manzetta. È una manzetta, una scottoncina. Sì. Una scottona di 12 mesi. Bene, sono molto curioso. Chi la cuoce? Il nostro bracerista Vilmo. Questo è un momento cruciale, eh? Mi raccomando, tieni. Eccola qua, la manzetta abruzzese con la quale questi valorosi ragazzi provano a salire sul podio d'Italia facendoci mangiare la bistecca più buona d'Italia. Alla griglia, Vilmo, abruzzese di poche parole, ma di molti fatti. Giusto? Ah, lo spero. Così. Vedremo. Vai. Quindi dallo zio Barrett la portate tagliata? Sì, soprattutto se viene mangiata insieme. Mamma mia, per... senti che profumo! Mi piace questo profumo! Io la manzetta abruzzese non l'ho mai assaggiata e adesso, ragazzi, soddisfo questa mia curiosità gastronomica andando a mangiare questo prodotto e lo ribadisco, sono estremamente felice che tu abbia fatto questa scelta, a prescindere di come andrà, a prescindere di quale sapore avrà, sai perché? Te la sei giocata. E poi posso dirlo, stai facendo una grande operazione di promozione del tuo territorio e secondo me fate bene, ok? Chiaro. Beh, allora ragazzi, chiacchieriamo poco e mangiamo, eccola qua, assaggiamo sta. Si sente che è una carne di qualità, è bella succosa, poi è delicata, non è invadente. Wow! Quindi questa è una carne che te ne puoi mangiare 3 kg secondo me. Chiaro. Dimmi se confermi. In questo momento sto avendo quello che si chiama effetto Madeleine. Mi state facendo fare un viaggio nel tempo della mia, diciamo, di quando ero bambino. Quando i parenti di mia nonna che avevano le vacche facevano le bistecche. Sto avendo lo stesso sapore. Posso dirlo? Erano decenni che non assaggiavo una bistecca con questo sapore. Secondo me, ragazzi, questa è la vera rappresentazione della carne abruzzese. Abbiamo trovato un angoletto dove giaceva dell'olio e del sale. Sì, ragazzi, qui lo posso dire, mortacci quanto è buona. Però la prova del 9 è il mio qui. Signori, sì, confermo tutto quello che ho detto, confermo tutto quello che ho detto. La manzetta abruzzese merita davvero.
Senti, in abruzzese come si dice mortacci quanto è buono? Fregate quanto è buono. Fregate quanto è buono. Ok, grazie mille. Vabbè, a sto punto mentre io mi rosicchio l'osso, faccio un giro per il locale e voi preparate il pollo, va bene? Okay. Il locale, ragazzi, è molto grazioso. Pareti bianche, guardate qui, io posso pure impazzire quando vedo travi a vista, caminetto, molto carino, molto molto curato, cioè è una bellissima atmosfera. Questa, ragazzi, è la cucina funzionale dello zio Barrett, grazie all'osso, buttiamolo. E come al solito, io dalle cucine dei ristoranti dove andiamo a cercare la bistecca più buona d'Italia, voglio ringraziare la Mancini Market, che è un'azienda che si occupa di vendere attrezzature professionali per la ristorazione e la macelleria. È grazie alla Mancini Market che noi riusciamo a fare questo giro in lungo e in largo per l'Italia alla ricerca della bistecca più buona. Tra l'altro, la Mancini Market eroga anche un servizio che a mio avviso è molto interessante e di cui vi volevo dare notizia, che è quello del noleggio operativo. Cos'è il noleggio operativo? Semplicemente è quella formula che vi permette di acquistare attrezzature che hanno un costo notevole pagandole un tot al giorno. Per esempio, avete visto il frigorifero, lo stagionatore all'ingresso del locale? Ecco, quello è un frigorifero che costa intorno ai 5.000 euro, si riesce ad acquistarlo grazie all'intervento della Mancini Market a 3 euro al giorno, quindi 90 euro al mese. Andate sul sito della Mancini Market per guardare tutti i servizi che erogano. Detto questo, ragazzi, secondo me il pollo, la famosa bistecca di pollo, è quasi pronta. Torniamo alla griglia. Questa è la famosa bistecca di pollo dello zio Barrett. Ci vengono dal Lazio, dall'Abruzzo, dalle Marche, dalla Toscana, dall'Umbria per assaggiarla. Stiamo parlando, ragazzi, di una fuori gara, di un fuori concorso. A guardarlo così, parliamoci chiaro, sembra del pollo normale. Com'è che dite voi? Fregate quanto è buono! Pare un cracker. Ragazzi, considerazioni finali sullo zio Barrett. La prima cosa che mi viene in mente è: ma che figa la provincia italiana, perché mai avrei immaginato di trovare un locale così bello, così curato, con tanta passione dentro, qui a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara. Quindi questo grande feedback positivo. Che dire della carne? Il fatto di aver puntato tutto su un prodotto davvero locale, gli va dato atto che è stata una scelta coraggiosa. Ha voluto comunicare al mondo che in questo ristorante si possono sì mangiare sontuose bistecche che vengono dalla Finlandia, dalla Galizia, ma anche bistecche abruzzesi. Ma voi, ragazzi, diciamoci la verità, avete mai sentito parlare di bistecche abruzzesi? No. Bravo Marco che punta su questo prodotto. Almeno, ragazzi, racconta un po' del suo territorio. La bistecca è una bistecca indiscutibilmente giovane, ok? Dal sapore sincero, si vede che è un prodotto che deve ancora fare un po' di esperienza, perché non può certo definirsi una bistecca sontuosa dai retrogusti notevoli o che scava in profondità. No, è una bistecca che mi ha rimandato davvero, ragazzi, a quelle grigliate che facevano i miei nonni quando li andavo a trovare in un paesino sperduto delle Marche qui nel centro Italia. Quindi se passate da queste parti, ragazzi, venitelo a trovare, merita davvero. Io non riesco a trovare elementi critici, elementi negativi di questo ristorante. Esco fuori arricchito, esco fuori pieno di considerazioni positive. A questo punto non mi resta che salutarvi e, come al solito, che la brace sia con voi. Ciao! Lo posso dire anche io? No. Cosa? Mortacci quanto è buono!